Cinema, nelle sale, una festa esagerata, commedia scritta e diretta da Vincenzo Salemme, tratta da un suo spettacolo teatrale. Virginia Volpe. È morto papà! La festa col morto non si può fare. 18 anni da festeggiare in grande, la moglie ambiziosa, il piccolo imprenditore e il morto al piano di sotto. Nel palazzo con enorme terrazza vista Napoli, giornata fuori dal comune per la famiglia del geometra Salemme. Tosca d'Aquino è la prima donna, Massimiliano Gallo il goffo aiutante portiere e Iaia Forte la figlia del defunto. Il morto deve morire domani! Film che racconta la napoletanità con ritmo ed è anche un omaggio a Natale in casa Cupiello di De Filippo. Io sono una vicina terribile, sono innamorata pazza di Gennaro Parascandolo, di Vincenzo, e farò di tutto per impedire questa festa. L'assessore ai lavori pubblici ha il volto di Francesco Paolo Antoni. C'è questa storia che verte su questo assessore, naturalmente. No, che verte su questo assessore? È una partecipazione, ma che verte sì. Sull'assessore? Cioè, diciamo, ma la storia, motore... ma che verte? Ma è... Ma di, ma un po' il motore del, del, ma il motore della... ma che motore, ma non è il motore, cioè, arriva, ma non è manco un motorino ma manca la bicicletta, no, ma che cosa, il coraggio.